tutti ragazzi, ora di questo nuovo video oggi troviamo in un tutorial. Lasciate perdere quella parte che vi spiegherò in un altro tutorial. Oggi vi voglio spiegare brevemente un modo per divertirsi in Minecraft con gli NBT. Il tutorial approfondito su come fare diverse altre cose lo troverete più avanti, o domani, dopodomani, adesso non so. E domani troverete qui, dove sto girando, un link per andare direttamente al video. Ora, passiamo direttamente al tutorial. Io, su internet, mentre stavo cercando un po' per informarmi, ho scoperto che gli NBT sono dei salvataggi di Minecraft. Con questo si può fare quasi tutto. Quindi, ci inviamo un Minecraft Command Block. Lo piazziamo e ci prendiamo un pulsante e dentro questo command block, cioè non un pulsante, ho sbagliato, dovrete prendere un comparatore, questo e una torcia. Vi dico, l'idea appunto non è mia perché vi ho detto, ho scoperto su internet, questa idea non è mia, ma è di, non mi ricordo adesso il nome, però comunque non è mia l'idea. Solo che lui aveva fatto una vecchia versione, quindi adesso non funzionava più nel modo che ha fatto lui. Quindi mettete un comparatore, mettete tre redstone così e collegatelo al coso. E poi cliccate qua, vedete? Però adesso lo disattiviamo un momento. Scriviamo qui dentro questo comando, cioè pp, il vostro nome, in questo caso io sono così e lo censurerò perché ancora non è mio. Pp, il mio nome, chiocciola è, cioè un'entità, mi raccomando utilizzate la snapshot di 1.8 in questo caso. Che cacchio, alleluia. Aprite la parentesi graffa e scrivete type uguale, ho sbagliato, tutto attaccato, arrow, ho sbagliato, che cacchio, arrow, però con la A grande, virgola, C uguale 1. Ora chiudete la parentesi quadra e cliccate fatto. Attivate il nostro coso. Praticamente che cosa abbiamo creato? Un oggetto troppo figo. Adesso già vi faccio un piccolo spoiler del prossimo video. Ci daremo... no, non c'è bisogno nemmeno del command block. Give, chiocciola P, bow. Ora non vi spiegherò niente, quindi non vi preoccupate. Ok. Cosa vi posso dire? Chiudiamo le parentesi graffe, clicchiamo invio. Per... Ah, ho capito, scusatemi. Ok. Non ha senso. Ah, ok. Errore mio. Ed è questo già il fail 2, ok. Questo sarà appunto arco teletrasportatore, vedete? Però non cambia nulla, pure che prendete un arco normale. Guardate. Andiamo a andare là. Ah, giusto, scusatemi. Guardate. Praticamente noi diventiamo la freccia e ci teletrasportiamo ogni tick. Vabbè, guardate. Faccio vedere. Vedete? Vi dico già che questa cosa, appunto perché ci servono i command block, non è fatta in sopravvivenza. Ma poi, ho già provato, se provate in sopravvivenza... Nel momento in cui vi teletrasporta, la freccia vi colpisce e vi stermina quasi tutti i cuori. Quindi non è una cosa da fare in sopravvivenza. C'è un altro modo che, diciamo, in teoria si potrebbe fare in sopravvivenza, ma non funziona. Perché, diciamo, non possiamo prendere le bottiglie delle incantagioni. Cioè, TP sempre chiocciola è, però qua dobbiamo scrivere... No, com'era? Tipo una cosa del genere. Non mi ricordo mo se era così scritto. Vediamo.
No, infatti non è così scritto. Forse così? No. Allora... Ok ragazzi, ho risolto. Era un errore, scusate, di scritta. Cioè, XPORB. E praticamente, guardate che cosa succederà. Praticamente si teletrasporta ai cosi di XP. Questo è anche un modo, diciamo, per il Death Point. Voi volete teletrasportarvi, cliccate appunto, guardate, 0, adesso ho 7, mi killo, non lo so, qua, mi killo, appunto rinasco, clicco qua, vedete, mi ha teletrasportato agli ultimi XP che avevo fatto. Quindi questo in teoria sarebbe una piccola Ender Pearl che è utilizzabile soltanto in Creative. E voi dite che serve? Cioè, serve perché in Minecraft, come molti di voi sapranno, l'Ender Pearl non è utilizzabile in Creative. No, non è utilizzabile in Creative. Non è proprio utilizzabile, è una cosa così. Non so perché, vabbè. E niente, questo era appunto il video per farvi vedere queste due cose che ho fatto, che ho visto più che altro, che erano molto divertenti dell'idea, e quindi niente, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, e mi raccomando, cliccate qui per il prossimo video che uscirà forse domani. Grazie per avermi seguito, spero che il video appunto vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima e bella a tutti ragazzi! Queste skin 1.8